Poi ci sei più inglese per me. Certo. Perfetto. Ah, sicuramente è una grande innovazione per Croce Rossa. Sarà una strategia questo protocollo di intesa con il centro sperimentale di cinematografia. È un grande orgoglio per noi perché mettere in evidenza le maestranze siciliane e l'ambiente Croce Rossa che tu conosci benissimo essendo un vecchio volontario è un grande successo. Di Croce Rossa, mettendo soprattutto a disposizione i nostri studenti già formati, e ritengo che oggi il documentario sia lo sguardo sul reale e chi meglio della scuola di cinema possa raccontare quelle che sono le attività quotidiane della Croce Rossa siciliana, a cominciare anche dagli sbarchi, a cominciare da quelle tante storie che ci arrivano ogni giorno e che ci vengono restituite con grande umanità alla Croce Rossa. L'evidenziare il benessere di essere volontario. Quindi anche da questo può partire un documentario che sia di passione, di entusiasmo, io dico non solo per noi volontari che viviamo la nostra realtà, ma anche per la nostra città, perché insomma è quello che poi il claim della Croce Rossa in Italia che aiuta, vero Luigi? Sicuramente, penso che questo protocollo possa servire, servirà sicuramente da volano per una serie di iniziative e attività che Croce Rossa assieme a voi porterà in campo e in azione. E quindi per evidenziare e anche per fare conoscere a tutti quali sono le attività di Croce Rossa in sinergia con voi e diffondere quello che sono sotto l'aspetto comunicativo in modo che ci possa essere davvero questa sinergia che da oggi iniziamo. È altrettanto importante, Fabiola, il coinvolgimento dei volontari della Croce Rossa in quelle che sono le nostre attività, in particolare nelle masterclass. Noi stiamo programmando un incontro con Gianfranco Rosi, torna dall'America con il suo straordinario documentario di Fuoco a Mare girato a Lampedusa, dove la Croce Rossa è il protagonista importante negli sbarchi, e quindi una masterclass che noi apriremo ai volontari di Croce Rossa per conoscere anche dietro le quinte di un processo filmico, e quindi questa è un'occasione straordinaria che la scuola offre e anche e soprattutto nell'opera di promozione che si farà nelle scuole, quindi con la possibilità di agganciare i volontari dei nostri studenti documentaristi. Oltre a tutto l'aspetto di comunicazione abbiamo messo anche nel protocollo tutta la nostra formazione che sarà a disposizione anche degli operatori del centro, la formazione in primo soccorso, la formazione sulle manovre e salvavita, aiutandoci a diffondere anche tutto quello che è la campagna sulla disostruzione pediatrica. E quindi su questo sicuramente avremo modo di lavorare assieme. Grazie Luigi e grazie Ivan per questa grande innovazione e questo protocollo d'intesa. E buon lavoro a tutti. Grazie a te, Fabio.